Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video sui preferiti del mese di ottobre, ma prima di cominciare con tutte le categorie ci tenevo moltissimo a ringraziare i nuovi iscritti, perché in questi giorni ci sono stati un po' di nuovi iscritti e tutti insieme, quindi io devo dire la verità, non me l'aspettavo e quindi sono rimasta favorevolmente colpita e sorpresa. Quindi davvero ringrazio tutti, spero che il canale possa essere di vostro gradimento. E vi ringrazio ancora per l'iscrizione. Partiamo subito con la prima categoria dei preferiti, che è il viaggio del mese. Io questo mese vi porto in Normandia, in Francia, in particolare nella città di Bayeux, che è una città veramente carina, che ha una splendida cattedrale in stile gotico, ma la sua particolarità è un'altra, perché questa città custodisce un documento storico veramente unico, ossia il famosissimo arazzo di Bayeux. Questo arazzo è interamente ricamato a mano, è qualcosa di spettacolare, io ci sono stata, l'ho visto ed è veramente unico nel suo genere, è lungo 68 metri e mezzo, sono 9 pezze di lino tutte unite tra di loro e ricamate a mano con 9 tipi di tessitura e di colori diversi. Quello che rappresenta l'arazzo in particolare sono i principali fatti della battaglia di Hastings, che si è tenuta tra il 1064 e il 1066, e proprio ad ottobre cade l'anniversario. Per chi non conoscesse magari nel dettaglio i fatti storici di quel periodo, in particolare quella battaglia, non vi dovete preoccupare perché comunque nel momento in cui arriverete al museo vi verrà fornita un'audioguida con tutte le informazioni dettagliate della battaglia e ogni scena, diciamo, di questo arazzo viene spiegata in modo molto dettagliato dall'audioguida. Quindi è veramente una cosa bella da vedere, io ve lo consiglio perché è qualcosa veramente di unico. Io ne avevo sentito parlare, ma non me lo aspettavo così bello. Quando sono arrivata lì, devo dire che sono rimasta molto molto colpita, quindi ve lo consiglio. Seconda categoria, il film del mese. Io anche questo mese, indovinate un po', non sono riuscita ad andare al cinema. Direte, ma che novità! Già il mese scorso io non ero riuscita ad andare al cinema perché ci sono stati una serie di eventi nella mia vita quotidiana che me lo hanno impedito e anche questo mese è andata esattamente così. Quindi, insomma, io che vado al cinema magari non lo dico più, così forse riuscirò ad andarci, però io comunque ho visto un film, l'ho visto a casa in streaming. Ed è un film un po' vecchio in realtà perché è del 2014, però l'ho visto adesso perché comunque prima non avevo avuto occasione, però l'ho visto in questo mese perché siamo nel mese di Halloween ed essendo un film horror, quello che ho visto io mi sembrava il momento giusto. In particolare ho visto Ouija, che è la storia di alcuni ragazzi, alcuni adolescenti che tramite la tavoletta Ouija appunto si mettono in testa di contattare lo spirito di una loro amica che è stata trovata in casa morta, è stata trovata impiccata, però loro non sono tanto convinti di questa ipotesi e quindi insomma si mettono un po' a indagare, vogliono contattare il suo spirito. E da lì poi succedono una serie di cose classiche da film horror, insomma. Io credo che questo film sia nel complesso tutto sommato abbastanza carino, sicuramente è pensato per un pubblico di adolescenti, però è comunque abbastanza carino. Devo dire che non mi ha entusiasmato, non è un votone, diciamo, perché comunque racchiude secondo me un po' tutti i tipici cliché del film horror, quindi l'apparizione improvvisa, la porta che cigola, la casa buia, la candela che si spegne, cioè tutte queste cose un po' tipiche, diciamo, di questi film, le voci, i sussurri, insomma, cose inspiegabili. Però, secondo me, forse potevano fare qualcosa di più. Diciamo che io mi aspettavo forse qualcosa di più. Non sono rimasta completamente delusa, ma nemmeno completamente soddisfatta. Quindi, diciamo che non riesco a mettere pollice in su, non riesco a mettere pollice in giù, lo lasciamo di traverso perché è una via di mezzo. Passiamo alla prossima categoria, prodotto del mese. Io questo mese ho comprato un prodotto che fa parte della linea Essence, però della collezione estiva. Io l'ho comprato adesso perché era in offerta e soprattutto perché mi piaceva tantissimo. Il prodotto è questo, che visto così sembrerebbe semplicemente un tucano.
In realtà è un balsamo labbra perché sotto ha il suo coperchietto, quindi è fatto in questo modo, e ha dentro il balsamo labbra. E devo dire che a me piaceva il packaging perché è veramente un qualcosa di spettacolare. Questo tucano mi piaceva tantissimo quando l'ho visto, ho detto questo lo devo comprare anche se non mi serve perché è fantastico. Però devo dire che ho provato ad utilizzare anche il balsamo labbra e sono rimasta soddisfatta perché comunque riesce ad ammorbidire molto le labbra, le tiene veramente molto molto idratate, quindi è qualcosa di veramente ottimo come prodotto. Quindi insomma, se lo trovate ancora ve lo consiglio. Acquisto del mese. Ho comprato questo mese un fondo a viaggio perché il mio si era rotto e quindi mi sono comprata questo fondo. È carino perché è proprio da viaggio, si può piegare, come potete vedere quando lo usate così, ma poi potete ripiegarlo e metterlo in valigia assolutamente in tutta comodità. La marca in realtà è una sottomarca perché è Capriccio, io non l'avevo neanche mai sentita, questa è la scatola. Però essendo una sottomarca comunque non mi aspettavo grandi cose, ma devo dire che invece funziona bene, sono rimasta abbastanza soddisfatta. Per essere un fondo a viaggio, tutto sommato, come livello di potenza, come qualità, ci può stare assolutamente. Cibo del mese, vi propongo i cereali della Nestlé, che sono questi, confezionati in monodose. E è proprio per questo che ve ne parlo, quindi non tanto per i cereali, che comunque sono buoni, hanno i pezzi di cioccolato, niente da dire, ma più che altro perché hanno questa confezione monodose, che è veramente comodissima da portare in giro, sia che voi dobbiate fare un viaggio, sia che dobbiate andare in ufficio, sia che dobbiate andare a scuola, in palestra, insomma dove volete, sono veramente comodi perché occupano poco spazio, perché comunque sono già divisi per porzione, perché una porzione sono 45 grammi, quindi insomma potete mangiarli e consumarli assolutamente in qualsiasi luogo voi siate, perché sono già pronti all'uso, quindi insomma mi sono trovata molto bene, li ho trovati molto comodi, soprattutto da portare nel mio caso in viaggio, perché io non faccio un lavoro d'ufficio, quindi l'ufficio non fa parte della mia vita, almeno non per il momento, e quindi no, sicuramente non pensavo all'ufficio, però nel mio caso li ho portati in viaggio e è stata veramente una cosa pratica e molto comoda. E a proposito di cioccolato, passiamo alla prossima categoria che è la curiosità del mese, perché vi porto a Perugia, che sapete che è una città famosa perché ci sono i famosi baci perugina, ma c'è anche un hotel tutto interamente a tema cioccolato. Ci sono le porte degli armadi che raffigurano la classica tavoletta di cioccolato, la spalliera del letto che è disegnata come una tavoletta di cioccolato, le porte delle stanze sono tavolette di cioccolato, i piani dell'hotel sono diciamo nominati a tema cioccolato perché c'è un piano latte, un piano gianduia, un piano fondente, quindi è veramente particolare come hotel. Inoltre, se prendete le stanze, diciamo un po' più costose, vi verranno anche offerti dei deliziosi cioccolatini che vi ritroverete sparsi un po' ovunque per la camera. Quindi, insomma, mi sembra un hotel veramente originale qualora qualcuno passi da Perugia, che sicuramente si può andare a vedere. Foto del mese, io vi propongo questo mese questa foto che in particolare ho scattato a Strasburgo all'interno del parco dell'Orangerie, che è un parco gratuito, molto bello, ben tenuto, molto curato, con dei fantastici colori. Inoltre è particolare perché quando passeggiate per questo parco potrete incontrare delle cicogne che passeggiano lì tranquillamente insieme a voi. Quindi è veramente un bel parco. Questa foto in particolare io l'ho scattata perché mi sembrava che fosse proprio il simbolo dell'autunno, con questi colori così autunnali, questo albero. Tra l'altro in quel momento stava piovendo, quindi in una giornata di pioggia, tipicamente autunnale, con questi colori, insomma, io ho visto questo scenario di fronte a me e ho dovuto assolutamente scattare questa foto. L'ultima categoria è l'arcano del mese, vi propongo la ruota della fortuna, che ha veramente un consiglio importantissimo. Apriti al cambiamento, guarda avanti senza pensare troppo al passato e ricorda, vuoi davvero migliorare il tuo domani? Puoi fare soltanto del tuo meglio oggi. Questo
Credo che questo sia un consiglio importantissimo, perché se ci pensate bene, ci sono tantissime persone che passano la maggior parte del tempo a lamentarsi del loro passato, del loro presente, di come potrà essere il loro futuro, non fanno altro che lamentarsi. E io penso che se anziché lamentarsi passassero anche soltanto una piccola percentuale del tempo a pensare a come impiegare le loro risorse nel modo migliore, sicuramente riuscirebbero a vedere già le cose da una prospettiva più positiva. Ora, ovviamente io sto generalizzando, perché poi ci sono delle singole situazioni particolari, ci sono dei casi particolari, particolarmente, diciamo, sfortunati, e quindi assolutamente non dico che mai e poi mai ci si debba lamentare. Per carità, abbiamo anche il diritto di lamentarci di quello che non va bene, quindi assolutamente credo che sia anche questo un nostro diritto. Però, dopo che ci siamo lamentati di quello che non va bene, credo che il passaggio successivo dovrebbe essere quello di cercare di capire se c'è un modo, ed eventualmente quale, per migliorare le cose domani. E credo che l'unico modo sia veramente agire sul presente. Detto questo, con le pillole di saggezza mi fermo, vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao a tutti!